Guido de Gaetano, Cantico delle Creature. Nel musicare il famoso testo di San Francesco d'Assisi, l'autore ha cercato di riprodurre movenze ed armonie arcaiche tipiche dell'alto medioevo, affidando agli strumenti dell'orchestra parti che ricordano danze medievali e al coro linee melodiche di impostazione gregoriana. Il risultato, coadiuvato da interventi in politonalità e polimodalità, è una lauda che pur nella modernità dell'orchestrazione riporta nell'intenzione del compositore l'ascoltare indietro nel tempo in un medioevo che univa barbarie a visioni sublimi della divinità.